Buongiorno amici di Campania Tube Channel, in questo momento ci troviamo ad Avellino. Oggi andiamo a intervistare il giornalista e scrittore Marco Grossi, di cui è l'autore di questo libro, La Costituzione della Storia del Popolo Italiano. Andiamo a curiosare insieme. Ha spinto a lei e al dottor Correa a scrivere un libro sui 70 anni della Costituzione italiana? Ma innanzitutto saluto lei, saluto gli amici di Campania Tube Channel per l'invito. Sì, io insieme al dottor Correa abbiamo sentito l'esigenza, quasi una sorta di dovere, di dedicare un piccolo saggio alla nostra bella e amata Costituzione della Repubblica Italiana. Quindi questo breve, umile scritto ha voluto essere una sorta di elogio alla bellezza della nostra Costituzione, perché come emerge fin dalle prime pagine del libro, a nostro avviso la nostra Costituzione, per i valori che esprime, per le idee che esprime, per le libertà fondamentali e i diritti umani che sancisce, per la precisione terminologica della sua forma, a nostro avviso, insomma, è una Costituzione ancora fortemente attuale, ancora fortemente radicata a partire dai suoi principi fondamentali nella società italiana, e può svolgere, ecco, un ruolo guida, un ruolo faro, non solo per il legislatore, ma per tutti gli operatori del diritto, ma per tutta la società civile, ecco, in generale. Soprattutto può rappresentare un forte argine contro il ritorno di culture fasciste o di culture neoliberali sul piano, ecco, economico. Ecco perché occorre, voglio dire, leggerla, studiarla e attuarla. E secondo lei la Costituzione è ancora attuale? Sì, come dicevo poc'anzi, a partire soprattutto dai suoi principi fondamentali, è certo che è attuale. Se pensiamo al principio della sovranità popolare, insomma, articolo 1, secondo comma, si è andati al voto, ecco, poche settimane fa, e la partecipazione in massa dei cittadini alle urne è un segnale che tale principio, a proposito di partecipazione e di sovranità popolare, è ancora forte, ecco, è ancora vivo. Non solo questo principio, ci sono altri principi che sono, ecco, attualissimi, come il principio dell'uguaglianza formale o sostanziale, di quell'articolo 3, sempre l'articolo 3, articolo che, ecco, a proposito di guida, dovrebbe effettivamente ispirare, voglio dire, l'azione del nostro legislatore, laddove si definisce come compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e politico che si frappongono allo sviluppo della persona umana. E ancora, nell'articolo 4, il diritto al lavoro, questo diritto al lavoro che, ecco, probabilmente la mancanza di lavoro è stata anche, ecco, la risposta del cittadino rispetto, ecco, alle ultime vicende ed elezioni politiche, un diritto al lavoro che c'è scritto sulla carta, ma che in realtà poi negli ultimi, soprattutto, anni, le politiche, insomma, messe in piedi dagli ultimi governi non ha realizzato appieno, insomma. Quindi, poi casomai parleremo anche della riforma, insomma, di un anno e mezzo fa, che in realtà metteva un po' a rischio questi principi e questi valori, ma poi casomai ci arriviamo dopo. Ed è attuale la Costituzione, come ho detto prima, perché rappresenta un argine contro soprattutto questa teoria neoliberale che soprattutto in ambito economico, ma anche politico, impera in questo momento. Teoria neoliberale che si fonda sui principi del capitalismo finanziario, sul profitto e sul successo individuale, e quindi si pone in antitesi ai principi della Costituzione, all'uguaglianza, al diritto al lavoro, al pluralismo istituzionale, quindi, e politico. Quindi ecco perché è ancora attuale. E come ho detto prima, va tutelata, salvaguardata da ciascun cittadino, perché come dice poi Piero Calamandrei, un grande costituzionalista, un grande padre della nostra Costituzione, lo Stato siamo noi cittadini, quindi compete a noi difendere la nostra carta. Ok, ci descrive in breve come è suddiviso il suo libro. In quante parti si compone questo libro? Il nostro libro, dico nostro perché appunto è un lavoro scritto insieme al dottore Jacopo Correa,
libro che è impreziosito e che si apre con la prefazione del professore Mario Panebianco, che è docente di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Salerno, e ringraziamo ancora il professore che ha voluto onorarci con la sua bella prefazione che apre il nostro umile lavoro. La prima parte l'ho scritta io, insomma, è ad oggetto non solo i principi e i valori fondamentali e quelli che sono i diritti sociali che sono sanciti nella nostra Costituzione, ma fa anche una comparazione tra quello che è il rapporto tra la nostra Costituzione e le istituzioni, ecco, comunitarie, e quindi il rapporto quindi con l'Europa, insomma. Poi c'è anche un paragrafo riservato al ruolo del Presidente della Repubblica, e proprio in questi giorni, ecco, il dibattito politico istituzionale e ci invita, voglio dire, a ciascuno di noi a leggere, voglio dire, quali sono il ruolo, la funzione del Presidente della Repubblica subito dopo le elezioni, perché molti, ecco, soprattutto i più giovani, anche sottoscritto, chiedono: ma adesso che succede con questo quadro politico diviso, ecco, in tre parti? E chi sarà, chi sceglierà il Presidente del Consiglio? Il Presidente della Repubblica non è che sceglie il Presidente del Consiglio così a caso, ma in base alle consultazioni che fa con i partiti, insomma, valuta quella figura che meglio o possa, come dire, rappresentare almeno la maggioranza del quadro politico ed istituzionale. Quindi, ecco, mai come in questo periodo sarebbe utile, insomma, studiare il ruolo e la funzione da arbitro imparziale del Presidente della Repubblica. Poi c'è un breve paragrafo anche sulla Corte Costituzionale, insomma, che è l'organo che controlla la legittimità costituzionale delle leggi, quindi rispetto delle leggi alla Costituzione. Il secondo capitolo è stato scritto da Jacopo Correa. Jacopo ha fatto un bel lavoro dove ha descritto l'evoluzione che c'è stata negli ultimi 40-50 anni di quelle che sono le regioni, di quelle che sono il ruolo degli enti locali, le comuni, alle stesse province, ai principi, ecco, che nella nostra Costituzione disciplinano il ruolo degli enti locali, il principio di sussidiarietà, di adeguatezza, differenziazione introdotti con la riforma della Costituzione del 2001. E poi Jacopo ovviamente parte anche dagli articoli 97 e 98, dove si definisce come gli uffici pubblici, ecco, sono informati ai principi di trasparenza, ai principi di legalità, di buon andamento, e dove, insomma, si spiega come i pubblici impiegati devono, ecco, svolgere il loro ruolo e la loro mansione al servizio esclusivo della nazione. Poi, in conclusione, c'è il terzo capitolo, scritto sia da me che da Jacopo, in cui il sottoscritto, insomma, riprende qualche articolo che ho scritto come giornalista qualche anno fa in merito alla riforma della Costituzione, dove io mi sono battuto a favore del no, a favore della bocciatura di quella riforma, ma casomai poi ci arriviamo dopo. Ma non solo, poi abbiamo fatto, ecco, anche delle proposte di rivisitazione e di cambiamento della Costituzione, casomai poi ne parliamo dopo. La Costituzione, essendo la regola fondamentale di convivenza civile, rappresenta tutta la nazione nel libro, che spiega soprattutto il contesto storico nel quale il progetto è maturato. In breve, quali sono i caratteri della Costituzione che sono legati al contesto storico? La Costituzione, come ha detto lei, è legata certamente al contesto storico nel quale è maturato. La Costituzione nasce, come detto da alcuni costituenti, in realtà nei 6 anni della guerra mondiale, quindi nasce ed è stata ispirata da un fatto globale, cioè i 6 anni della seconda, insomma, della seconda guerra mondiale. Quindi il contesto storico è questo. E noi uscimmo sconfitti dalla seconda guerra mondiale, quindi c'era da ricostruire il paese sul piano sociale, economico, politico, sul piano, ecco, valoriale. Si usciva dai 20 anni del regime fascista, si usciva dai 6 anni della guerra, quindi bisognava ripartire dalle macerie. Quindi la Costituzione rappresenta una reazione innanzitutto al ventennio fascista e ai 6 anni della seconda guerra mondiale. E quindi la Costituzione, soprattutto, come ebbe a dire Aldo Moro in uno dei suoi interventi nell'Assemblea Costituente, non è soltanto afascista, ma è soprattutto, ecco, antifascista, perché la Costituzione
aveva e ce l'avrà ancora per il futuro la funzione di stabilizzare i rapporti politici e sociali, ma la funzione di unificare, ecco, il paese. Cioè, i costituenti pensarono alla Costituzione come testo che potesse quindi unire il paese, quindi aveva questa funzione stabilizzante di unificazione quindi, del paese. E la Costituzione non solo doveva costruire quindi un regime effettivamente democratico e pluralistico, quindi ecco, abbandonare per sempre il regime totalitario che c'era stato, ma doveva anche, voglio dire, nella Costituzione il modello poi istituzionale si distaccava anche dai modelli organizzativi dell'Ottocento e quindi da quelli ecco, descritti dallo Statuto Albertino. Ecco perché la Costituzione è antifascista, ma è soprattutto lunga. Perché con la Costituzione si amplia il patrimonio giuridico costituzionale relativo ecco, alle singole persone, si amplia il patrimonio di libertà. Con la Costituzione viene sancita la libertà di espressione, la libertà di opinione, l'articolo 21 su questo è un faro, la libertà religiosa, la libertà di associazione, quindi si amplia il novero delle libertà e ovviamente poi dei diritti fondamentali sia del singolo sia della collettività nel suo insieme. Quindi la Costituzione è antifascista come carattere, è lunga, è rigida perché insomma, non può essere, essendo legge fondamentale non può essere modificata per volontà di singole maggioranze, ma ha bisogno di un procedimento rafforzato. Insomma, articolo 138 e articolo 139 disciplinano il procedimento per modificare la Costituzione. Ovviamente è democratica perché per la prima volta è stata scritta il testo costituzionale da un'assemblea eletta dal popolo e quindi effettivamente rappresentativa della volontà popolare. A proposito di riforma della Costituzione, lei è stato un forte fautore del no alla riforma promossa dal governo Renzi. Lei non pensa che il resto della Costituzione meriti un cambiamento in alcuni suoi punti? Sì, nel libro noi abbiamo fatto anche alcune proposte, ecco, di modifica. Ad esempio, a nostro avviso andrebbe, ecco, ancora di più rafforzato il ruolo, degli enti locali, a partire dai comuni, ecco, e dalle province. Ecco, uno dei motivi perché poi ho votato no alla riforma del governo Renzi è che quella riforma in realtà rendeva i comuni e le province appendici dello Stato. E quindi andava, come dire, in controtendenza, tra l'altro, con la riforma del 2001, dove invece lo stesso governo di centrosinistra, con la riforma del 2001, introdusse poteri importanti, diede poteri importanti ai comuni e alle province. Articolo 118, da questo punto di vista, o articolo 114, ci ricordano come la nostra Repubblica è costituita soprattutto da comuni, province, regioni e poi dallo Stato. Quindi, ecco, la riforma del 2001 diede, come dire, sancì, ecco, un rafforzamento, insomma, di una visione, ecco, anche possiamo dire diversa dello Stato, una visione quindi federalistica dello Stato. Invece la riforma del governo Renzi andava da un'altra quindi direzione. Quindi ecco, a livello di regioni noi abbiamo proposto la possibile ecco, fusione di regioni, quindi l'introduzione delle macro regioni, quindi che insomma, potrebbero come dire, aiutare, insomma, anche a migliorare quelli che sono i servizi da dare al cittadino e a progettare ecco, appunto, piani di sviluppo ecco, diversi quindi, e migliori. Poi io nelle diverse presentazioni che ho fatto del libro, sia nelle biblioteche sia nelle scuole, sto portando un'altra possibile modifica della Costituzione che forse qualcuno mi ha detto è troppo cristianamente ispirata. Cioè, a mio avviso, la Costituzione, a proposito di diritto di famiglia, invece, sì, la Costituzione protegge la maternità, protegge la famiglia, ma a mio avviso non protegge i bambini, nel senso che io, fossi legislatore, introdurrei un articolo in cui elencherei i diritti del bambino appena nato. Ad esempio il diritto ad avere una mamma e un papà, il diritto a ricevere l'amore dei nonni, dei genitori, dei parenti, quindi una sorta di diritto alla felicità almeno per il bambino quindi, appena nato, voglio dire, insomma, quindi, e sto portando insomma, in giro questa piccola idea, voglio dire, anche se, ripeto, qualcuno mi ha già mosso questa polemica che è una visione troppo cristiana insomma, della famiglia. Va bene lo stesso, da questo punto di vista sono un conservatore, insomma, per me la famiglia fondata sul matrimonio, voglio dire, quella è la famiglia dove appunto il bambino cresca, ecco, in un
quadro familiare dove ci sia una mamma e ci sia, ecco, un papà. Quindi ecco, ripeto, la Costituzione merita in alcune sue parti, quindi, di essere rivisitata, quindi, di essere cambiata, e nella speranza che il legislatore che si insedierà da qui a poche settimane possa, voglio dire, effettivamente riformare la Carta, nel senso di tutelare ancora di più le libertà e i diritti fondamentali in essa sanciti, perché no, di allargare ancora di più la sfera dei diritti, delle libertà per ciascuno di noi. Nel libro, nella parte relativa alla formazione sociale, abbiamo notato una certa critica ai partiti politici. Lei nel libro esplicitamente dice come i politici hanno tradito il testo costituzionale. Ci può spiegare in breve il perché? Sì, allora, i costituenti, insomma, pensarono ai partiti, alla forma partito, come luogo all'interno delle quali formare, ecco, le future classi dirigenti, come luogo di elaborazione di idee, di modelli di sviluppo, e il partito, essendo una formazione sociale, ovviamente come luogo di sviluppo della personalità e delle attitudini delle persone. Probabilmente per diversi anni, insomma, i partiti hanno assunto e svolto, ecco, questo ruolo anche di mediazione tra le istanze del cittadino e il ruolo che poi il legislatore, voglio dire, ha svolto. Voglio dire. Oggi invece questo ruolo di mediazione o questo ruolo di contatto tra politica e cittadino per mezzo dei partiti non c'è più. Le ultime elezioni segnano non a caso la sconfitta dei partiti tradizionali e delle culture politiche tradizionali, che probabilmente rimangono culture a livello ideale, ma non vengono più percepite dall'elettore sul piano poi politico, dunque, e istituzionale. Oggi i partiti sono, oggi c'è la democrazia del tweet, c'è la democrazia del post su Facebook. Non c'è più, ecco, il contatto tra la politica, ecco, e il cittadino. Oggi i partiti politici, ma anche quelli che sembravano più radicati, hanno perso contatto con i problemi delle persone, con i giovani in modo particolare. Insomma, il voto dei giovani in questa fase andrebbe davvero analizzato, ma ci vorrebbe un'altra intervista per analizzare il voto dei giovani. Ecco perché i partiti non svolgono più quel ruolo guida, ecco, il ruolo di costruzione, ecco, di classe dirigente e di elaborazione di proposte. Oggi i partiti lanciano solo slogan. L'ultima campagna elettorale è stata una campagna elettorale davvero avvilente per chi, come Marco, ama la politica. Che campagna elettorale è stata? È stata una campagna elettorale fatta di fake news. Delle fake news le creavano stessi politici, con tutte queste promesse bizzarre in alcuni casi, insomma. E poi i cittadini, insomma, con il loro voto, insomma, hanno dato un segnale chiaro, voglio dire, i cittadini vengono sottovalutati, in realtà il cittadino è molto più avanti di chi promette e poi non mantiene. Ecco perché i partiti politici, a mio avviso, hanno tradito, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, il dettato costituzionale, il cosiddetto metodo democratico, di quell'articolo 49 della Costituzione. Non mi pare che i partiti vengano organizzati in metodo democratico. In ogni partito c'è il capo che decide chi deve candidarsi, chi deve uscire. Qua è democrazia, assolutamente. Concludiamo questa intervista con una domanda personale. Lei sono 9 anni che fa il consigliere comunale. Quali sono le sue ambizioni? Ma innanzitutto di fare bene il consigliere comunale al mio paese per quest'ultimo anno da capogruppo di minoranza. Quindi io appunto sono 9 anni che faccio il consigliere comunale nella mia comunità. I primi 5 anni ho svolto il ruolo di consigliere comunale di maggioranza, poi l'elettorato ci ha collocato all'opposizione. Sono da 3 anni che faccio con passione, con umiltà e molta determinazione il ruolo di consigliere comunale. Sicuramente per quest'ultimo anno cercherò di fare ancora meglio, insomma, di svolgere un ruolo di controllo e di vigilanza all'interno dell'istituzione comune al mio paese. Poi, prossimo anno, insomma, ci sono anche già in questi mesi tanti amici che mi sollecitano
a ricandidarmi, ecco, il prossimo anno, e fa piacere che i cittadini, insomma, stanno comprendendo il lavoro, soprattutto svolto negli ultimi 4 anni da consigliere comunale di minoranza, e fa piacere che già c'è un gruppo di persone, ecco, che mi ha chiesto, insomma, di ricandidarmi, quindi di continuare il lavoro svolto, insomma. Mia ambizione è quella di ricandidarmi sempre a consigliere comunale. Poi, se, voglio dire, torno al mio nome, si dovesse trovare, ecco, un'intesa, come dire, più larga, sarebbe bello, ma non è quella la mia ambizione. La mia ambizione è fare bene il consigliere comunale e ripropormi come consigliere comunale. Poi non si sa mai, poi, nella vita e soprattutto in politica. Ringraziamo Marco Grossi per l'intervista. Grazie a lei, grazie alla campagna Tube Channel, alla vostra canale web di TV.